Continuiamo con l'avvocato dell'anno, diritto penale finanziario. Il premio va a Giorgio Perroni, Perroni e Associati, per confermarsi il legale di riferimento in materia di diritto penale bancario e finanziario in fase giudiziale e stragiudiziale, per la portata dei processi seguiti e per le sentenze ottenute che hanno fatto giurisprudenza, per l'approccio trasversale e il continuo aggiornamento che lo rendono un autentico principe del foro. Eccoci tornati in diretta con i nostri Le Fonti Awards. Allora, in collegamento con me l'avvocato Giorgio Perroni, founding and managing partner di Perroni e Associati, per il ritiro a distanza del premio, ma insomma sempre di un premio si tratta. Buonasera avvocato. Buonasera, buonasera a voi. Io ricordo che è avvocato dell'anno diritto penale finanziario. Io le stavo passando la parola prima della pubblicità sull'ultima parte della motivazione che accompagna il riconoscimento, cioè un autentico principe del foro. È stato associato, insomma, a questa espressione perché si conferma il legale di riferimento proprio in materia di diritto penale bancario e finanziario. Allora, lascio a lei un commento per mentre ritira appunto virtualmente questo premio. No, ma il commento è che quest'anno è una soddisfazione doppia, no? Al di là della mia persona c'è stato anche il riconoscimento dell'avvocato Busuito, e quindi forse in quest'anno più che mai il riconoscimento va a tutto lo studio, perché senza lo studio io e l'avvocato Busuito potremmo combinare ben poco. Eh sì. E quindi la soddisfazione è doppia, tripla, ma va condivisa con tutti i colleghi dello studio che in realtà da anni condividono un progetto, lo portano avanti con determinazione, e questa è la cosa sinceramente che mi dà più soddisfazione. E infatti prima l'avvocato Busuito ci diceva proprio questo, no? Insomma, il ringraziamento in generale al lavoro che viene fatto di concerto, ancora di più in questo periodo, immagino, perché se da una parte non potevamo stare fisicamente vicini, ancora di più si è dovuto aumentare in qualche modo, no? la vicinanza più professionale, più mentale. Sicuramente noi abbiamo ovviamente come tutti continuato a lavorare, è stato un periodo in cui abbiamo avuto anche la possibilità di approfondire varie questioni, e ci stiamo preparando per quella che sarà, auspico, una ripresa la migliore possibile per tutti, per noi avvocati e per le aziende soprattutto, che noi assistiamo e che abbiamo assistito in tutti questi anni. Ecco, quali sono le domande che le aziende vi fanno più frequentemente in questo momento? Ma diciamo che attengono più che altro alla problematica 231, che in questo momento è la problematica più sentita, e quindi una verifica, un ritocco dei modelli. Poi ovviamente la speranza è quella che il mercato riprenda, che queste aziende possano riprendersi e far riprendere soprattutto le persone che lavorano per loro, che sono quelle che soffrono di più. Certo, assolutamente sì, perché altrimenti, insomma, diciamo che si parte da voi, si parte dal tema della giustizia, l'abbiamo ripetuto anche più volte durante questa serata nel corso della premiazione, si parte da lì per poi a catena, insomma, andare a risolvere tutte le problematiche che si sono create in questi 3 mesi, no? Per arrivare poi al prodotto finale, cioè quello di risanare un po' tutti gli spazi che si sono svuotati in questo momento. Quindi il vostro è un compito arduo, avvocato. Sì, il nostro secondo me è un compito soprattutto consulenziale, no? Sì. Cercare cioè di diciamo mettere in sicurezza l'azienda con riferimento a tutte quelle problematiche che inevitabilmente l'azienda si porterà avanti, speriamo per poco tempo, ma che comunque sono quelle attualmente più significative in materia di sicurezza del lavoro, di sistemazione dei vari modelli, e speriamo che il nostro sia solo un lavoro consulenziale. Va bene, allora io ringrazio naturalmente l'avvocato Giorgio Perroni, Perroni Associati, founding and managing partner. Grazie. Grazie a voi e a tutti. E complimenti al vostro studio in generale, perché insomma sono arrivati 2 riconoscimenti nello stesso momento, insomma negli stessi awards. Andiamo avanti con il prossimo vincitore.